Pietro Infusino del Consiglio federale nazionale dei Verdi, io ho letto il suo comunicato dove si parla chiaramente delle prossime amministrative. Lei invita il PD e tutto il centro-sinistra ad essere compatto? Certo, invito il PD anche oltre, no? Perché è una competizione elettorale molto difficile, è una competizione elettorale che vede al centro il futuro del nostro territorio. Abbiamo un'attività di bonifica che sta per partire seriamente, quindi dobbiamo essere organo di controllo, organo di verifica, dobbiamo stare al fianco di chi opera sulle opere di bonifico, tipo l'ARPACAL, tipo altre strutture competenti in materia. Non possiamo allontanare un progetto acquisito così importante per la risoluzione di una tematica che ci vede da 20 anni, no? In campo al fine di ottenere un risultato, annientare con millantati crediti da persone che non hanno competenze in materia. Ecco, perché questo invito all'unità? Secondo lei ci sono all'interno del Partito Democratico delle divisioni, delle correnti che si contrappongono? Secondo me bisogna mettere da parte le questioni personali. La città non è interessata a queste cose, la città è interessata a un rilancio che può certamente risolvere antichi problemi. La città ha bisogno di una classe dirigente che sappia interpretare le esigenze di un popolo, che sappia mettere al centro la città più importante dopo Napoli nel centro-sud, che sappia veramente abbassare il livello di disoccupazione di un territorio molto importante. Quindi sta dicendo che ci vuole un programma serio che tenga in conto le emergenze della nostra città, ma anche quelle che sono le peculiarità. Ma certo, noi abbiamo delle cose meravigliose nel nostro territorio, non bisogna solo dirle, poi bisogna attuarle. Io porto un esempio. Quando iniziai la promozione delle bandiere blu in Calabria, insieme a Pecoraro Scanio, fu d'esempio. Noi iniziamo da Ciro Marina, poi Crucoli, poi Soverato. Oggi queste realtà hanno la bandiera blu grazie al nostro lavoro, grazie alla fondazione delle prime fee in Calabria, e questo senza nulla. E per voglia di mettersi al centro sono stato io, grazie a Pecoraro e al dottor Marino, all'epoca presidente della fee italiana. I Verdi nel loro programma politico e nei loro obiettivi è sempre quello di avere rispetto di Madre Terra, quindi il rispetto dell'ambiente. E di fronte a tutto questo, noi oggi ci siamo in questa situazione. Noi siamo in forte ritardo, questo è chiaro. Siamo in forte ritardo perché io le dico una cosa, sono stato ad un incontro con il presidente di Acrea dove ho dato con la massima sincerità il pensiero del gruppo dei Verdi e dei Crotonesi, di Crotone e dei Crotonesi, perché noi siamo due gruppi in questo momento che saremo insieme per la competizione elettorale. E vedremo alla fine quale simbolo presentare insieme alla coalizione per rappresentare meglio la comunità crotonese. Credo che non bisogna pubblicizzare sui social le cose brutte della città, perché alla fine non portano da nessuna parte.